Annetta, siete proprio voi. Avevo detto a Mozart che mi sarebbe piaciuto assistere alla messa in scena di un'opera. Speravo di incontrarvi, Lorenzo, ma allo stesso tempo avevo anche paura di vedervi. Paura? Perché mai? Me lo chiedete? La prima volta che vi vidi, quel mattino a Venezia, fu come un sogno per me. Era una sensazione che io non avevo mai conosciuta prima. Ma un attimo dopo voi fuggivate da me come se foste davanti al demonio in persona. Annetta, con voi davanti agli occhi io mi ritrovai abbacinato da una purezza, da un'armonia che mai avrei immaginato potesse essere di questo mondo. In poche parole, la vita mi consegnava un dono che non meritavo e mi sentii indegno, senza appello. Mio padre venne a conoscenza del vostro esilio e del fatto che vi eravate recato qui a Vienna. Voleva raggiungervi per parlarvi, ma era troppo vecchio e malato per viaggiare. Mi spiace. E così, dopo la sua morte, io ho deciso di abbandonare Venezia e di trasferirmi qui a Vienna. Ma perché non siete venuta subito a trovarmi? Perché non volevo essere uno dei vostri tanti trofei, Lorenzo. A che cosa alludete? Alla vostra fama di donnaiolo e alla vostra vita dissipata. Aspettate. Sono versi che ho dedicato a voi. Vedete, il vostro nome. Sono per voi. Là ci daremo la mano. Ci daremo la mano. Là mi dirai di sì. Vedi, non è lontano. Partiamo, ben mio, da qui. Bisogna dimenticare che mi piacciono solo un ricordo. Annetta. Amore mio. In fondo non fa più alcuna differenza se io vi credo o meno. Che intendete dire? Che è troppo tardi. Come troppo tardi? Sono fidanzata, Lorenzo. Mi sposo il mese prossimo. Con chi? Non con voi. Perdonate. Adriana, che sorpresa. Che ci fai tu qui? Chi è quella?